Guardate chi ha tanta voglia di fare il bagnetto! Guardate, guardate! Amore? Bagnetto! Ora del bagnetto! Oggi c'è un bel sole e quindi ho deciso di fare il bagno a gioia. Scusate, sono ancora in condizioni pessime, ma buongiorno! Inizio io il vlog perché oggi Cesare arriverà un po' più tardi perché è andato dal dentista a farsi un controllo generale prima di partire per il Messico, quindi ho pensato se non inizio io questo vlog verrà troppo corto, le mie paure, poi alla fine viene super lungo e quindi siccome devo lavare Giaietta, poverina, è terrorizzata, ho deciso di iniziare io il video così vi faccio vedere Giaietta che si fa il bagnetto, Giaietta che fa il bagnetto. Sembro scema, lo so. Giaietta fatto, adesso mi lavo anch'io perché mi ha bagnata tutta, volevo uscire, anzi è uscita un sacco di volte, avete visto? È troppo agile, basta, mi lavo, a dopo, ciao! Buongiorno, allora ecco Testina che si è appena fatta la doccia. Io sono andato dal dentista, mi hanno fatto una specie di pulizia o qualcosa così e mi ha fatto uscire un sacco di sangue, vabbè, e niente, adesso sono tornato a casa, cioè, anzi sono arrivato a casa e Franci sta facendo la doccia, infatti Tessina è uscita prima. E niente, non so che faremo oggi, non me lo ricordo. Buongiorno signorina Gioia. Salve, sono venuta a farmi il manicure. Ok, vado a prendere le forbici. Aspetti e sono subito da lei. Certo. E si sbrighi. Ecco però. Qui. Si sbrighi, non c'è tutto questo tempo. Ecco qui. Prepariamo il piano di lavoro. Con le forbici, mi servono due mani, come faccio? Ecco qui! Che belle unghie bianche, signorina Gioia! Ci siamo resi conto appena adesso di una cosa troppo buffa, troppo strana! Ma è normale, secondo te? Tutti i cani sono così? Non lo so! Non controllo Brownie, non l'ho mai visto! Non credo! Allora, stavamo tagliando le unghie, no? Praticamente abbiamo visto che nel piedino da questo lato sinistro ha un'altra il pollice. Un altro ditino. Diciamo l'equivalente al pollice, eccolo qui. Reggila perché devo mettere a fuoco che è sfocato. Non so se eccolo qua. È questo quello che è anormale, cioè che non c'è mai il pollice in quello ecco, dietro. E adesso è a fuoco. Oppure e di qua non qua ce l'ha. Non c'è. Né esterno, né interno, ovviamente. Che strano. Anche nelle manine ce l'ha da tutte e due sì, le parti nelle invece. Manine c'è tutte e due i pollici. Io mi pare che Gemma non ce l'aveva dietro, no, qua, eh? Sai? Forse è questo quello strano. Che strano, Testina! Sei anormale! O c'hai un dito in più o c'hai uno in meno. Che carino! Le è piaciuto comunque stare dall'estetista. Sì, dall'estetista che gli taglia le unghie. Invece dal bagnetto no. Ciccioccioccia, lì sono pure venute le tettine con il calore. Tettinina. Povera, dai andiamo a mangiare un po' di verdure, ho fame. Allora, io ho appena mangiato un uovo con le verdure
E ho detto a Cesar, lo vuoi anche tu? E lui, no, no, non lo voglio, non mi piace, perché non gli piace tanto l'uovo normale così da solo. Poi ha visto che io lo mangiavo, ha visto che era buono e l'ha voluto anche lui. Quindi io adesso ho finito e lui... Mi sa che non sono spinaci, mi sa che è bieta, tipo. A lui però gli ho messo anche un po' di speck sopra l'uovo. Com'è, buono? Dopo abbiamo un po' di commissioni da fare, quindi usciamo un po'. Vi portiamo. Buon appetito, amore. Ok, raga, guardate che sole. Oddio. Ci sono tipo 15 gradi oggi qua. Si sta benissimo. Sta troppo, troppo bene. E noi abbiamo già fatto gli acquisti. Sì. Quindi ieri abbiamo comprato lo stampino per fare i ravioli. E quindi stasera io li proverò a casa mia, però in solitario, da solo, quindi non ci sarà Franci. E probabilmente non ci sarete neanche voi, perché la macchinetta dorme da Franci. E quindi niente. Poi però le faremo a casa. Sì, poi ci giorni. Riproviamo, dai. Adesso andiamo a casa, dai. Sì, siamo venuti a piedi, così abbiamo camminato un po'. Sì. Ok, siamo al parco. Sì, con Testolina. C'è Testina anche. Eccola, è tutto sfocato, no? Testina. Facciamo a fuoco. Testina, è sfocato. Vuoi bere la fontanella? No, amore, l'ho lavata oggi, non farla andare nel fango. E mica gliel'ho detto io. Come, gli hai detto vuoi bere? Io ho chiesto, ma lei è andata. Tu non chiederle. Dov'è? È impazzita, guarda, fai un video. Eccola, guardate, eccola. Cammina, fa sempre un giro. Viene dietro di me, poi va dietro di lui e ci incrocia. Testina, amore, poi da Giuscia. Non ne sembra vero che è uscita. Nei giorni del calore non l'avevamo fatta uscire. Che patatina che sei. Che patatina che sei. Che patatina che sei. Ok, allora noi abbiamo preso questo foglio qua. Quello l'avete visto insieme a noi. Uova. E adesso siamo qua seduti al computer perché dobbiamo fare un po' di cosette. Oddio. Quindi tra pochi minuti inizierò a fare la pasta, l'impasto per portarmelo a casa. Mentre lo porto sul motorino si riposerà e quindi a casa mia farò i ravioli. Purtroppo voi non sarete presenti, mi spiace. Dai, portati la macchinetta così poi lo editi tu il vlog stasera, no? Ma non posso, non c'è il programma. E beh, lo editi nel tuo programma anche se non è tanto no, bello. È brutto. Ok, allora apriamo questo qua. Francesa là. È una ragazza social. Perché? Fai lei, non è social. Ah, ma questa ragazza sorda. No, ok. E andiamo a mettere. Allora, siccome lì ci sono tre uova, noi andiamo a mettere 300 grammi. Che non ti centreranno mai in quel coso, mi sa. No, invece c'entrano, c'entrano. Oh! Sono stati? Che precisione. Qua entrano pure 600, secondo me. Ok. Andiamo di qua e buttiamo tutto dentro. E vabbè. Poi, una volta che è lì dentro, prendiamo questo qua e lo infiliamo qui. Poi ci mettiamo un po' di sale. Ho messo anche il sale. Poi adesso servono, cioè dobbiamo mettere le uova. Quindi, wow, una, due,
Poi abbassiamo qui. Oddio, però ho bisogno di domani qua. Okay. E accendiamo. Adesso dobbiamo solo aspettare e vediamo un po' che succede. Francelli, la ragazza social e la ragazza testa. Cristina? Cristina? Eccola. Amore, che patatina quando appoggio il musetto qua, guardate che carina. Chi è quella linguetta? Cristina. Cristina? Oh. Ormai l'ha capito che lei è testina. Guarda. Gioia? Gioietta? Testina! Ok, adesso vediamo che l'impasto sta prendendo un po' di consistenza. Quindi andiamo qua e prendiamo l'olio e ci mettiamo un goccetto di poco poco. Ok, fatto. Un altro po'. Ok, basta. Ok, ecco qua l'impasto, il risultato finito. E diciamo abbastanza pronto, dai. Adesso lo facciamo riposare e per una ventina di minuti e poi a casa mia lo lavorerò, quindi vuol dire che sto andando via. Forse faccio una foto e te la mando, Franci, così la metti alla fine del video. Vabbè. Del risultato finito. Ok, è arrivato il momento di dire addio, quindi io e il mio bellissimo impasto ce ne andiamo, che non è un panino, eh. Quindi, ciao testina e ciao Franci, ci vediamo. Speriamo che questo vlog un po' fatto a caso vi sia piaciuto, anche se non abbiamo fatto assolutamente niente. È stato corto. Sì. Diciamo che l'ansia sta salendo, vero? Sì. Un po'. Perché... Io adesso mi scrivo le ricette sul mio bel quaderno da portarmi in Messico, perché non mi posso portare tutti i miei libri. Quindi io ho controllato quanto costa mandare i pacchi da qua in Messico, casomai volevamo mandare qualcosa, ci facciamo mangiare qualcosa. Sì, perché sono stata brava, amore, quando ho detto che non mi c'entravano le cose, mi hanno consigliato mandate i pacchi, ma costa un sacco. Costa un sacchissimo, allora noi abbiamo visto i pacchi per il Messico, quelli con tutte le compagnie, TNT, DHL, FedEx, UPS, SDA, tutte quante. E anche posta. Costa, e anche posta, sì. Costa intorno ai un pacco da 5 kg, quindi relativamente poco. Costa sui 150-200 euro, dipende dalla compagnia. E se invece lo vuoi fare un pochino più grande, quindi da 10 kg, ma un pochino più grande, sale pure a 300-400 euro. L'abbiamo visto, quindi... anche 500 euro. Sì, non... Cioè dai, che? Vuoi farci mangiare 2 litri d'olio o no? Non conviene proprio. E quindi niente. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, che vi tenga un po' di compagnia. Franci è tutta rosa, guarda un po'. Mi sono tagliata col mio stesso dito, cioè con la mia stessa unghia. Ho fatto così e mi sono tagliata e mi sta scendendo il sangue. Quindi niente. Ciao a tutte. Buonanotte. Ci vediamo. Un'altra cosa. Adesso finisco i ravioli. In questo momento, pum. Eccoli lì, li avete visti? Che belli? Quindi ciao a tutte e a tutti. Quindi ciao a tutti. Sussscrivetevi. Sussscrivetevi, mettete mi piace, commenti. Sono troppo belli. Pensa con la Nutella, peccato che non ce l'hai. Sì. Vabbè, ma speculo se burro d'arachidi, ma sarà Sono troppo belli. Belli cotti sotto.